Vorrei parlare di un argomento che mi sta particolarmente a cuore, ma che è fondamentale in un percorso vocale, che è la corretta classificazione vocale, che è importante per tutte le voci e per tutti i generi, ma ovviamente particolarmente per il canto lirico, poiché è un canto, diciamo, più estremo, di grande, che richiede grandi capacità, e quindi sbagliare la corda vocale può significare la fine vocale di un cantante. Per fare ciò prendo uno spunto interessante, perché stavo sentendo ieri, dopo moltissimi anni, un requiem di Verdi da New York negli anni 80, particolarmente 1980, che è il primo requiem di Zubin Mehta, diretto da Zubin Mehta, e lo ascoltavo perché la parte del mezzo soprano era della mia bravissima insegnante Bianca Verini, mezzo soprano del Metropolitan, giustamente poco ricordata, tra l'altro da poco è stato l'anniversario della sua morte, il 19° anno. So, questo bellissimo requiem, che ovviamente conoscevo, con, neanche per dirlo, Montserrat Caballé, eccezionale interprete, e Paul Plischka, che era un basso, un ottimo basso del Metropolitan, e poi, e qui il punto interessante, Placido Domingo come tenore, il Domingo allo zenith, possiamo dire, perché siamo appunto nel 1980 ed era il Domingo tenore al massimo livello. E ascoltandolo ho dovuto fare alcune considerazioni. E la domanda è questa: è Domingo un vero tenore? Beh, la risposta ovviamente è no, non lo è mai stato. La natura di Domingo è evidentemente baritonale, tanto che ha iniziato a cantare da baritono, ma la sua grande capacità, la sua scaltrezza, la sua furbizia, anche se vogliamo, è stata quella di riuscire a cantare ai massimi livelli per tanti anni come tenore, cantando i ruoli più disparati. E questo è un merito che bisogna riconoscere a questo grande cantante, ma questo non lo fa. Non l'ha mai fatto e non lo farà, non farà di lui un vero tenore. Tanto che l'altro mio grande onorato maestro, Pavarotti, stesso diceva: quello lì non ha la mia voce neanche quando dorme, sognando. Insomma, per intenderci che Pavarotti è il vero tenore. Quelli che nascono come veri tenori, tipo Gianni Raimondi, tipo Gianni Poggi, per dare degli esempi, magari poi metto nella descrizione alcuni esempi. Domingo non l'è mai stato, lo si nota benissimo in questo requiem. Se voi andate a sentire ad esempio l'Ingemisco, anche ve lo metto poi con il minutaggio, circa 30 minuti comunque, a parte, vabbè, un errore, un attacco, vabbè, che può capitare anche ai più grandi cantanti, si nota una voce ricchissima dal punto di vista armonico, un perfetto appoggio del fiato sul diaframma, e questo gli va riconosciuto, ed è per quello probabilmente che Domingo canta ancora adesso, che ha quasi 90 anni, perché in realtà lui si toglie degli anni. Ma si sente chiaramente che la corda è una corda, pur nel timbro, un timbro da vero tenore, questo non si discute, ma sappiamo perfettamente che il timbro è un elemento della voce che può essere mistificato, che può essere camuffato, non è quello che fa capire se uno è realmente tenore o uno è realmente baritono. Quello che fa capire se uno è realmente tenore o realmente baritono è prima di tutto l'approccio al passaggio di, cioè quando ha bisogno di fare il passaggio di registro. Chiaramente l'estensione è un altro elemento importante, sebbene non definitivo, e quindi, ma principalmente reggere la tessitura, la
la tessitura da tenore. Qui si sente che Domingo in una parte che da tenore che non è incredibilmente acuta, e è un Domingo in pieno, nel pieno delle sue forze, è un Domingo evidentemente con tessitura in difficoltà, pur risolvendo da grande qual è per musicalità, per fraseggio, per tentativo di, per, nella ricerca di risolvere, mandando ovviamente la voce, una voce molto concentrata, ma troppo concentrata tanto che finisce nel naso spesso. È una voce di grandissima risonanza che però si sente la chiara fatica nel reggere la tessitura, con acuti che vengono sovente tirati, il famoso tiro di collo di Domingo che l'ha sempre avuto, e la difficoltà nel fare le dinamiche, non nell'attaccare l'ostias con una sorta di falsettone, ma infatti il canto è sempre un po' sovraesposto, perché dovendo, non avendo una vera natura da tenore, deve sopperire con un supporto, con una spinta, con un canto sempre stentoreo. Questo è il punto. Ho voluto fare questo perché è interessante, no? Al giorno d'oggi tutti adesso dicono: ah, ma Domingo canta da baritono, ma si sente che è un tenore che canta da baritono. In verità, a mio avviso, non lo è. Non è questo. Solo che è un baritono che ha cantato una vita da tenore, è chiaro che la voce timbricamente ne risente tantissimo, ma la corda più naturale, più consona a lui, è il baritono, tanto che come baritono addirittura cerca il passaggio di registro, come tenore non lo faceva, andava su cercando sempre la punta alla spagnola, per dire, ovviamente però finendo spesso nel naso e comunque con acuti, diciamo, solo di testa e molto tirati. Questo non toglie nulla alla grandezza di un cantante epocale, è un cantante senza dubbio epocale che ancora dice la sua, ripeto, a 90 anni, ed è uno dei pochi, assieme a Bergonzi e pochi altri, che pur non essendo un vero tenore è riuscito a fare una grande carriera da tenore. Le difficoltà nella classificazione delle voci al giorno d'oggi avviene per un motivo, anche poi chiudo, riguarda al fatto che attualmente il baritono lo si pensa solo vicino al basso, cioè il baritono deve avere una vocalità scurissima, deve essere un basso con gli acuti, ma in verità nessuno ha detto che il baritono deve essere così o solo così. Ci può essere il baritono che deriva dal basso, ma c'è anche il baritono che deriva dal tenore, cioè il famoso tenore secondo, e come tenore secondo è un baritono che ha meno facilità negli acuti e meno capacità di reggere la tessitura, cioè Placido Domingo, come potete vedere e sentire in questo Requiem. Un caro saluto a tutti, ciao!